Ben ritrovati Amici e amiche che ci seguite da Altri Veneto sui nostri canali digitali e in tutto il mondo. Eh, sul canale streaming, eh, saluto anche i tanti amici che dopo la telefonata di ieri con eh, Marco Polesel mi hanno inviato i loro messaggi eh, eh, da, da, da molti paesi eh, del de Venezuela. Segnalandomi che è una situazione tragica, lo abbiamo dimostrato. Poi mi hanno scritto anche dal Brasile alcuni friulani, alcuni veneti seguendo appunto il nostro canale in uh, streaming, e allora, allora la domanda che abbiamo posto ai nostri telespettatori direte: sì, ma il titolo? Beh, il titolo è tutto un programma. Il mercato, uh, il mercato europeo che ci piace, è quello che arriverà domani e che vedrà 150 espositori provenienti da tutta Europa con la loro mercanzia, è un mercato a cielo aperto. E ritorna dopo due anni, mi pare, ritorna a Pordenone e Pordenone sarà invasa da bancherelle, ne parleremo nel corso del giornale. La domanda che abbiamo posto nelle precedenti edizioni del giornale, per la verità... Le domande, la domanda è stata una, e per la prima volta diverse sono state le risposte. Tutto nasce dal, eh, dall'intervento dell'amico eh, Stefano Santarossa Santa che ha presentato un referendum di iniziativa popolare. Bisogna raccogliere 50.000 firme per integrare insomma, eh, gli immigrati al lavoro. E io mi sono permesso di dire che. Insomma, Abbiamo il 40% dei giovani italiani senza lavoro e Stefano mi ha fatto eh, eh, presente, eh, alla luce poi di eh, dichiarazioni, così ha detto, rilasciate da un industriale, che i giovani italiani eh, non vogliono fare determinati lavori e quindi eh, per forza di cose gli imprenditori devono rivolgersi all'extracomunitario. E allora abbiamo eh, appunto detto questo, no? Gli immigrati fanno i lavori che i giovani italiani non vogliono fare. Sei d'accordo? Sì, il 71%. Perché sottopagati? Cioè, secondo quanti ci hanno risposto, hanno detto sì. Perché le persone che si adattano a fare determinati lavori vengono sottopagati rispetto a quello che eh, dovrebbe prendere un italiano. La solita balla, il 19%, cioè qualcuno ha detto ma basta, con questa nomea che i giovani non vogliono fare determinati lavori. Eh, non sono d'accordo il 10%. Eh? Non sono d'accordo il 10%. Quindi possiamo dire che i giovani italiani non vogliono fare determinati lavori perché? perché sono sottopagati. Perché magari li pagano un euro all'ora. Oggi invece si parla di legittima difesa perché arriva in aula il eh, tanto discusso testo. Eh, la maggioranza si spacca sulle modifiche all'articolo 52 del codice penale. Eh, alla Camera è in programma il voto sulle modifiche all'articolo 52 del codice penale su cui da tempo si battono i forzisti e i leghisti nonché Alfagnani per ampliare la non punibilità di chi reagisce al ladro in casa. L'emendamento eh, del Renziano Davide Ermini all'esame concederebbe la possibilità, pensate che... cioè io dico, quando, quando fanno le leggi, devono farle in modo che siano chiare, capibili, no? Capibili per... Il povero Cristo è capibile per il magistrato, perché altrimenti sono interpretate. Beh, pensate cosa ha fatto questo, l'emendamento. Concederebbe la possibilità di sparare in caso di aggressione notturna e di violenza. Quindi la legge potrebbe essere questa. Sì, puoi sparare in caso di introduzione notturna a casa tua e di violenza. Introducendo qui casca l'asino il concetto di grave turbamento psichico. Ma che senso ha scusate. Cioè, mi entra uno in casa, turbamento psichico, prendo la pistola e sparo. Cioè, l'amico mi sono matto. Turbamento psichico. Come attenuante, attenzione! Ma stabilirlo chi è? Il giudice e allora <ride> Ma allora, ma ci questa gentaglia qua ci prende in giro? Ma ci prende in giro? Ma, ci ma io sinceramente ci prende in giro? Cioè è incredibile, no? Eh, allora la domanda è semplice, legittima difesa, si può sparare per grave turbamento psichico? Cioè in quel momento io sparo perché ho avuto un momento, un turbamento psichico, no? Però a deciderlo è sempre il giudice. E come fai a dire che in quel momento avevo il turbamento psichico? Cioè, veramente, guardate, io capisco che i delinquenti o quelli che uccidono anche gli italiani la moglie e poi dicono che in quel momento non volevo e non sapevo, no? Ma se devono fare queste leggi qua, è meglio che se ne stiano a casa tutti. Cioè, che se ne stiano a casa tutti. Che se, ne, se questa è la democrazia nata dal 25 aprile, se la tengano tutta questa democrazia, ma se la tengano tutta. Ma, ma stiamo pagando fior di, migliaia e migliaia e migliaia di euro a questi fannulloni. A questi fannulloni, ma incredibile, è una cosa vergognosa. E allora lo dico a voi, si può sparare per grave turbamento psichico, ma sarà il giudice a giudicare. siete d'accordo? Se siete d'accordo con questo emendamento, sì, se no mandatelo letteralmente a fare no, un bicchiere. Eh? Un bicchiere, perché più di così guardate, io, io non ho più rispetto sinceramente per queste persone. Sinceramente non ho più rispetto. Eh, lucrano sulla, spa, sulla, sulla pelle della gente, sulla pelle della gente, nessuno escluso quando dicono ma no, ma eh, no perché io eh, mi sono autoridotto lo stipendio eh, e prendo, ma sì ma se tu non presenti un ordine del giorno, non fai opposizione, non fai niente, eh, eh, è come che eh, in fabbrica eh, mi grattassi i pollici, no? Ho detto bene, non girarsi, migrattarsi i pollici, perché mi sono autoridotto lo stipendio. Ma che cosa vuol dire? Mandate ma tutti a fare un bicchiere, ma bello grande anche. E Allora, tragedia questa mattina stra, donna investita da un camion per lei inutili, tutti i soccorsi Una donna di 84 anni residente a 90 Padovana, Leda Giacon, pensionata, è deceduta questa mattina attorno alle 10 a il Veneziano davanti alla chiesa del paesino in piazza Marconi a causa delle ferite riportate nell'impatto contro un camion che l'avrebbe centrata in pieno mentre la stessa stava attraversando la strada a bordo della propria bicicletta. Il mezzo pesante che trasportava materiale ferroso era condotto da un 47 di nazionalità turca ed è stato posto sotto sequestro il guidatore inoltre indagato per omicidio stradale. Inutili purtroppo i soccorsi del SUM 118 giunti sul posto tempestivamente. La donna è stata estratta dai vigili del fuoco mentre l'arteria è stata chiusa per consentire lo svolgimento dei rilievi di legge affidati a carabinieri e polizia locale. Incidente stradale questa mattina a Udine. Grave uno scutarista. Uno dei punti neri del capoluogo friulano, teatro di diversi sinistri. Questa mattina un giovane è rimasto ferito in un incidente avvenuto tra Via Gonars e Lumignacco poco prima delle nove. Per causa in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale della UTI del Friuli Centrale e dei carabinieri intervenuti sul posto, un'auto guidata da un uomo residente nel capoluogo friulano ha centrato uno scuterista, il quale all'impatto è caduto rovinosamente a terra. Immediato l'arrivo dei sanitari del 118 che hanno stabilizzato il ferito e poi trasferito in ospedale. Al lavoro anche i vigili del fuoco del comando di Udine per la pulizia e la messa in sicurezza della sede stradale. Il ragazzo grave ma per fortuna fuori pericolo di vita. Un camion esce dalla careggiata invece a Casale sul Sile. Attimi di paura nella notte a Casale sul Sile in località Lughignano dove un camion frigo delle latterie friulane è uscito di strada finendo contro un muro. Il sinistro è avvenuto in via Nuova Trevigiana ed ha costretto i vigili del fuoco ad un lungo lavoro di rimozione del mezzo incidentato e della successiva messa in sicurezza dell'arteria in questione. Illeso il conducente del camioncino, che potrebbe essere stato tradito dall'asfalto reso viscido dalla pioggia o da un colpo di sonno improvviso. Le sue condizioni, per fortuna, sono buone, tolto ovviamente lo spavento del caso, la strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore. Ad eseguire i rilievi di legge la polizia stradale. Grave incidente sul lavoro questo pomeriggio all'interno di un'azienda situata a Torre di Mosto. Siamo in via Confin adibita a stabilimento specializzato in costruzione e montaggio di strutture in acciaio per cantieri. Un operaio attorno alle 14.30 ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del suo 118 perché colpito da una lastra d'acciaio molto pesante. Il lavoratore è stato trasportato d'urgenza. All'ospedale di Mestre con di soccorso, l'uomo ha riportato dei gravi traumi da schiacciamento, soprattutto a livello addominale. Rilievi di legge affidate ai carabinieri sul posto e anche ai tecnici dello Spisal. Intanto sono iniziati i lavori di sistemazione del viadotto A23. Siamo in comune di Santa Maria, la longa lesionato dopo l'impatto di un mezzo pesante. Iniziati i lavori per la riqualificazione del cavalcavia danneggiato sulla 23 Palmanova-Udine, interessata anche la sede autostradale con la chiusura di un tratto della corsia di marcia in prossimità del manufatto che passa la strada provinciale 71 che collega Palmanova a Felettis in comune di Vicinico. Dall'8 al 20 maggio sarà chiusa completamente la careggiata in direzione nodo di Palmanova e il traffico scorrerà in doppio senso di marcia sulla careggiata opposta. La seconda fase dei lavori prevede la chiusura delle corsie di sorpasso per consentire l'intervento nel tratto centrale del manufatto, mentre durante la terza fase, pianificata nell'ultima parte del mese, la chiusura riguarderà la careggiata autostradale in direzione Udine e il traffico scorrerà a doppio senso di marcia in quella apposta. L'intervento durerà circa 70 giorni. L'operazione è stata pianificata per ridurre al minimo i disagi al traffico. La riqualificazione del viadotto porterà un beneficio anche al territorio perché il manufatto al termine dei lavori potrà sopportare un carico maggiore e quindi potranno transitare anche i mezzi pesanti fino a 44 tonnellate di peso. Questo grazie all'attivazione di un senso unico alternato gestito con impianto semaforico. Furti in danno di anziani a Pasiano e Budoia. Un 76enne pensionato di Pasiano di Pordenone ha denunciato che il 28 aprile alle 18 circa una giovane donna, che era entrata nella sua abitazione approfittando della porta aperta col pretesto di dover ritirare del ferro vecchio Rottami Ferrosi, con destrezza gli aveva sfilato il portafoglio dalla tasca dei pantaloni, appropriandosi di documenti e contanti per poche decine di euro. Si è poi allontanata a piedi, pochissimi gli elementi, saputi fornire ai carabinieri di pratta per individuare la malvivente. I carabinieri di Polcinico sono intervenuti invece a Budoia in via Rivetti Nell'abitazione di un 75enne pensionato, dove i ignoti ieri pomeriggio, avvalendosi di un piede di porco, avevano forzato la porta blindata d'ingresso ed sportato dalla camera da letto un cofanetto contenente bigiotteria per un valore stimato di 1.000 euro circa. Sono poi fuggiti a bordo di un'auto. Tentata rapina nel tardo pomeriggio di oggi, poco fa, al supermercato Lidl di Via Cividale a Udine. Erano circa le 17.30 quando un uomo è entrato nel discount e si è diretto ad una cassa giunto nei pressi della detta del negozio, è estratto dalla tasca un taglierino gli e eh, glielo ha puntato contro minacciandola di morte. Le ha detto di consegnargli subito il denaro custodito nel cassetto della cassa. In quel momento nel negozio c'erano alcune persone che si sono spaventate molto. Il rapinatore si è spaventato a sua volta dall'inaspettata reazione della clientela e della cassiera. Che a loro volta lo hanno minacciato di chiamare i carabinieri. Allora il rapinatore ha battuto in ritirata. Non è riuscito a rapinare un bel niente e ha rischiato anche di essere inseguito e di essere riempito di botte. Fino a... Quando avverrà sarà sempre tardi. Scappato a gambe levate ha fatto perdere le sue tracce, dileguandosi nelle campagne circostanti, nelle vicinanze della caserma Cavarzerani Sul posto i militari dell'arma del Radio Mobile di Udine, che sulla scorta della descrizione fornita dai testimoni, stanno cercando di individuarlo. Ai ah, domiciliari invece, perché beccato con uno scanner e ricce trasmittenti per ascoltare le forze dell'ordine, nei guai un uomo residente a Codroipo. I carabinieri della stazione di Codroipo, a conclusione di un'attività investigativa, identificavano un 43enne del posto già sottoposto agli arresti domiciliari, che mediante l'uso di apparecchiature radio rice e trasmittenti volontariamente interferiva sulle frequenze radio in uso alle forze di polizia, al fine di monitorare la presenza di pattugna in quella zona. L'esecuzione dei decreti di perquisizione locale e personale delegati dalla Procura della Repubblica di Trieste permetteva di rinvenire due apparati rice e trasmittenti, quattro. Radio scanner e l'uno scanner veicolare del valore complessivo di 4.000 euro, posti sotto sequestro. L'uomo è stato deferito per l'ipotesi di reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche e telegrafiche. L'Adri in azione a Vedelago, il servizio. È di svariate migliaia di euro il bilancio del colpo messo a segno nella notte a Vedelago ai danni della concessionaria di moto Lunardi Racing. I gnoti si sono infatti introdotti all'interno del punto vendita situato in via Vicenza facendo sparire tre costose Suzuki e due Honda. Ai proprietari questa mattina non è rimasto altro che chiamare subito i carabinieri di Vedelago al lavoro per cercare di dare un nome ed un volto ai banditi. Non è escluso che possa trattarsi. Di un furto su commissione. I titolari della concessionaria hanno potuto visionare l'incursione attraverso le immagini di videosorveglianza. Mentre i carabinieri la tisana devono intervenire presso un'abitazione a causa di una lite scoppiata tra familiari. I carabinieri del nucleo radiomobile di La Tisana, a seguito di una richiesta pervenuta al numero d'emergenza, sono intervenuti in un'abitazione della zona a causa di una lite tra conviventi. Nell'occorso la donna, una quarantaduenne di origine straniera, si scagliava contro i militari, venendo da questi immobilizzata. Sul posto venivano fatti giungere anche i sanitari del vicino nosocomio per l'accompagnamento in ospedale e le cure del caso. La donna è stata deferita in stato di libertà per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Restano in carcere invece i presunti terroristi arrestati a Venezia. Per i magistrati si tratta di un gruppo molto pericoloso aderente al martirio e pronti a partire per la guerra santa. Il tribunale del riesame ha confermato il carcere nei confronti dei tre presunti terroristi kosovari finiti in manette lo scorso 30 marzo perché pronti, secondo gli inquirenti, ad effettuare un attentato terroristico a Venezia in zona Rialto. Loro sono Fisnik Bekai, Arian Babai e Dake Azirai, arrestati e rinchiusi dietro le sbarre su ordine del GIP Alberto Scaramuzza sulla base delle indagini della Procura antiterrorismo. Secondo i giudici il gruppo kosovaro era pericoloso a dimostrarlo le tantissime intercettazioni ambientali e le indagini tecniche sui profili Facebook e Instagram gestiti dagli arrestati da cui emergerebbe una radicalizzazione fatta nelle fasi finali di una volontà ripetuta di partire per la Siria o per il Sinai di tagliare la testa ai cosiddetti infedeli. Il minorenne coinvolto era divenuto celebre anche per la frase A Venezia guadagni subito il paradiso per quanti miscredenti ci sono qua. Metti una bomba a rialto, boom, boom. Il gruppo, infine, secondo i giudici, si allenava al martirio sia con attività fisica in palestra, sia con versione di documenti video online che spiegano come uccidere con il coltello o fabbricare ordigni fatti in casa. Arrestati per resistenza e violenza pubblico ufficiale due clandestini estromessi dal progetto di protezione deferiti in stato di libertà per lesioni e minacce aggravate nei confronti di un richiedente asilo. I carabinieri di Aviano in collaborazione con i colleghi di Polcenigo e Fontana Fredda hanno arrestato Iqbal Muhammad, 30enne pakistano, e Noman Khan, 31enne afgano, clandestini a tutti gli effetti dopo essere stati estromessi dal progetto di protezione. Entrambi erano domiciliati nel centro di accoglienza di San Quirino. Sono ritenuti responsabili di resistenza e violenza pubblico ufficiale e concorso in lesioni personali e minacce aggravate nei confronti di un altro cittadino extracomunitario. I carabinieri li hanno intercettati ieri pomeriggio a Sanquirino in Via Roita, dopo con 23enne Pakistano, in attesa del riconoscimento dello status di profugo, aveva chiesto aiuto al 112. Il ragazzo, raggiunto dai due all'interno del parco Brollo, è stato ripetutamente colpito con schiaffi pugni e con una sedia in plastica. Poi con delle lamette intercambiabili per rasoio ed un coltello da cucina è stato tagliato in più parti alle mani e al petto sino a quando non sono intervenuti due cittadini attirati dalle grida. La spedizione punitiva avrebbe avuto lo scopo di vendicare la denuncia del 23enne effettuata della cooperativa Baobab, in merito all'abusiva introduzione dei due nella struttura di accoglienza di San Quirino per passarvi la notte dopo che erano stati estromessi dal progetto di assistenza, i carabinieri di Aviano li hanno rintracciati mentre tentavano di raggiungere la fermata dell'autobus. E solamente grazie all'aiuto di altri equipaggi dell'arma fatti confluire sul posto, sono riusciti a fermarli. Entrambi non si sono risparmiati da reagire con violenza nei confronti dei militari. Muhammad, in particolare, nel tentativo di sottrarsi al fermo, si è morso entrambi i polsi con il chiaro in di attribuire la responsabilità ai carabinieri. Gli arrestati si trovano ora rinchiusi in carcere a disposizione del PM Pierumberto Vallerin. E questi due vanno cacciati, questi due vanno cacciati, il loro comportamento è immondo, vanno cacciati immediatamente. Sono violenti, eh, chiedono il permesso di soggiorno, vengono cacciati e sbattuti fuori, vengono presi, sono pakistani, cosa sono? Se, ma sono sempre loro, si prendono, si caricano, si mandano fuori dalle scatole. Cioè, non ho capito. Oggi sentivo... Eh, in commissione hanno fatto parlare i grandi eh, capi no, della Marina e no? sono capito eh, che dicono ah no, noi non siamo mai intervenuti con le ONG, le navi e qua no, ma noi, ma no cosa? ma se non sappiamo nemmeno, grazie ai grandi generali è perché c'è stata la tragedia di Ustica ma che cosa, ma voi, ma voi pensate che io mi fido di quello che dicono alla commissione inchiesta e quant'altro? Ma perché il CSM interviene immediatamente nei confronti del magistrato Zuccaro no? che ha detto una cosa sacrosanta, perché lo sanno oramai tutti no? che determinate ONG sono in combutta con gli scafisti e con quanti fanno no, il traffico di esseri umani? Lui lo dice e immediatamente il CSM interviene. Quando il magistrato sbaglia, che magari manda in galera uno per 4-5 anni, ah no, lo promuovono. Vedi il giudice per esempio di Enzo Tortora, il pubblico ministero di Enzo Tortora che è arrivato in Cassazione. Il quale diceva più scaviamo per trovare l'innocenza di Tortora e più troviamo la sua colpevolezza. Per non parlare poi di quell'altro imprenditore poverino di Prata, accusato di aver fatto una rapina o di aver mandato i rapinatori, è, è stato assolto ben due volte. Adesso giustamente chiede di essere eh, risarcito, continuano a rimandare indietro, ma stiamo scherzando. Quando i magistrati pagheranno di persona... E non pagheranno, eh, grazie a, a Mamma pagheranno di persona come pago io. Se do del, del furto, del ladro, eh, di, 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 eh, eh, se dico notizie false, posso essere denunciato e pago di persona. Quando pagheranno di persona è sempre troppo tardi. Perché quel povero Cristo di Prata, quell'imprenditore che vendeva vernici, si è trovato dal, dal giorno alla mattina o dalla mattina alla sera in carcere. Ha perso la casa, ha perso la famiglia, ha perso il lavoro è stato in galera, ha ditato alla pubblica opinione come un lapinatore perché dava informazioni ai banditi, scagionato di tutto, ha perso tutto e la gente per bene cosa fa? Gira la testa dall'altra parte. Vergognatevi, vergognatevi. E vi dico in particolare, quando uno chiede risarcimento perché si è fatto un anno e più di galera, ha perso il lavoro, ha perso la casa, ha perso la famiglia, e, e si continua a procrastinare il tutto. Questo non è uno Stato serio, questo è uno stato barzelletta. Nato dal 25 aprile, festa della liberazione. Liberati i barzellettieri. È, è chiara la questione? Guardate in Australia. No, in merito ai barconi. Provate ad ascoltare. I'm the commander of Australia's Operation Sovereign Borders. My job is to combat people smuggling and protect Australia's borders. People smugglers are saying that our border security will be relaxed over the Christmas holiday period. This is a lie. If you travel by boat without a visa, you'll be sent to Manus Island or Nauru. There are no exceptions. Every day of the year, our patrol boats and surveillance aircraft are on duty. Do not listen to the rumours and lies of people smugglers. Australia will always protect its borders. If you travel by boat without a visa, you will not come to Australia. Se arrivi in Australia con un barcone, non entrerai mai in Australia. Questa è l'Australia. Andiamo a Udine. Raggiunto in studio il vice segretario regionale del SAP del Friuli Venezia, Giulia. Eh, venerdì scorso a Pasean di Prato si è parlato di legittima difesa. Eh, SAP in prima linea per soprattutto prevenire verso i cittadini? No. Eh? Assolutamente, è stata un'iniziativa a cui abbiamo aderito, erano gli amici della Lega che insomma, stanno cavalcando l'argomento, argomento che sta cominciando ad essere di interesse anche per altri partiti politici abbiamo visto. Per noi va benissimo perché bisogna cominciare a far capire alla gente che deve darsi una mano, deve darci una mano essendo a suo tempo, per chi è nelle condizioni e ha interesse a farlo, formarsi in modo da poter essere in grado di utilizzare una pistola e difendersi in casi di assoluta emergenza chiaramente eh, se c'è la possibilità ci devono chiamare Insomma, insomma eh, cercare di sensibilizzare perché la prevenzione è fondamentale poi la repressione in un certo senso viene da sé La prevenzione però, però è, è primaria rischio, noi, noi come Polizia di Stato siamo un organo che deve soprattutto prevenire infatti arrivare dopo, fare un intervento quando è già successo il fatto è sempre un piccolo fallimento però tornando sempre al fatto che siamo sempre di meno e non siamo purtroppo abbastanza presenti sul territorio per cercare di tenere a bada qualsiasi di queste eh, emergenze che potrebbero insorgere è giusto che i cittadini comincino ad attrezzarsi anche loro mettendosi mm -hmm. diciamo, le, le, alle finestre, le, le grate, certo. l'allarme collegati tanto ormai si riesce a fare a controllare, videocontrollare da casa anche dal, dal ormai da uno smartphone, da un cellulare insomma il discorso di legittima difesa è abbastanza complicato a livello tecnico però eh, vediamo che c'è un tentativo di semplificazione, cioè vogliono legiferare in merito in modo che il ladro sappia che quando entra in un'abitazione eh, quello che succede possono diventare fatti suoi sì. e non più dell'indifeso utente. Bene, grazie a Maurizio eh, Vesentini per la sua partecipazione. L'idea immediatamente a Pordenona al direttore. Carissimo vice segretario, magari fosse così. Ma siccome alla Camera e al Senato abbiamo dei fannulloni, eh, nel vero senso della parola, e per di più non più legittimati a fare l'onorevole e senatore, ecco che questa legge che dovrebbe essere chiara, cioè chi entra in casa non è, è, è invitato per rubare, che aggredisce o che violenta, il titolare dell'abitazione ha il diritto dovere di uccidere, di sparare. Se lo proferisce meglio, se lo uccide amen. Ha ah, il diritto sacrosanto. Fino adesso invece il diritto sacrosanto ce l'hanno i delinquenti che entrano in casa, si fanno sparare e poi ti chiedono anche i danni. Hai capito? Ti chiedono i danni perché ci sono partiti che difendono questi soggetti. Perché Caino deve essere sempre difeso. Nessuno, e c'è un'associazione, nessuno tocchi Caino. Mentre Abele oramai... Deve insomma soccombere. E allora cosa dicono? Bisogna cambiare la legge. Avete scritto anche adesso? Bene, hanno fatto un emendamento oggi. L'emendamento è di un onorevole che concede la possibilità di sparare in caso di aggressione notturna e di violenza. E fino a qua, benissimo. Se tu entri a casa mia di notte per rubare, io posso sparare avendo il porto d'armi. Eh, ovviamente pagando la tassa di concessione, però attenzione, tutto questo introducendo un concetto di grave turbamento psichico come attenuante. Cioè, mi viene da ridere: io sparo, ferisco uno e poi mi danno l'attenuante di grave turbamento psichico. Uno ha il grave turbamento psichico, può uccidere anche la moglie, no? O oh no? Ho un grave turbamento psichico, ma cioè bisogna essere veramente avere la testa a spicchi. Ma attenzione a stabilirlo che è il giudice. E allora dov'è eh, eh, la, la riforma? Oggi come oggi io posso sparare per legittima difesa, ma a decidere che è legittima difesa è essere il giudice. In questo caso io posso sparare con il concetto di grave turbamento psichico. Però è il giudice che decide se veramente o il turbamento. Ragazzi, basta prendere in giro i cittadini. Dai, andate a casa. Andate a casa. Siate, siate bravi. Andate a casa prima che la gente non arrivi là veramente. E allora sì, sarà un vero 25 di aprile. Eh, perché non si farà sconti a nessuno. Dai. Siate, siate buoni a casa. Trattore in fiamme. Ieri sera in un cappannone del Padovano. Vediamo cos'è accaduto. A Merlara nel Padovano i vigili del fuoco hanno operato per ore in seguito ad un trattore andato completamente a fuoco in via Battipaglia. Il mezzo è stato avvolto dalle fiamme all'interno di un piccolo capannone di un'azienda agricola, il cui tetto è stato poi danneggiato in parte. I pompieri di este intervenuti con due automezzi hanno spento il vecchio trattore che era stato parcheggiato all'interno della struttura dopo essere stato usato nel pomeriggio per il taglio dell'erba. Le fiamme e lo scoppio dei pneumatici hanno interessato parte della copertura in Eternit del ricovero agricolo. Per questo motivo sul posto si è precipitato anche il personale dell'ARPAV per le analisi dell'aria. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza della struttura sono terminate dopo circa tre ore. Indagato invece un dirigente della squadra di basket a Trieste dopo il decesso di un giovane tesserato nel 2016 durante una gara a Brescia. La Procura della Repubblica di Brescia ha chiuso le indagini sulla morte di Eugenio Rossetti, sedicenne giocatore di basket di origine friulana. Morto in provincia di Brescia nell'ottobre 2016 durante una partita con la sua squadra, il Basket Trieste, ed è stato indagato per omicidio colposo il dirigente del club Eric Depolo. Secondo il pubblico ministero Ambrogio Cassiani, che ha firmato la chiusura indagini, il giocatore non aveva effettuato la visita medica per l'idoneità sportiva che era scaduta da tempo. Il sedicenne soffriva di un importante problema cardiaco. Vodacons, Friuli Occidentale, l'avvocato Margherita Cusin. Buonasera, parliamo di eh, Alitalia. Come sapete, come avrete sentito negli scorsi giorni ci sono delle, dei grandi cambiamenti in quanto è stata bocciata la proposta il 24 aprile da, in seguito al referendum fra i lavoratori di ricapitalizzazione della compagnia, compagnia di bandiera eh, italiana. La quale appunto è la, la maggiore compagnia per il traffico interno in Italia sia per passeggeri che per eh, merci, controllata al 51% dal CAI al 49% da Etihad Airways, compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti. Il 2 maggio ieri sono stati nominati tre eh, commissari, Gubitosi Laghi Baleari, e il futuro eh, del, dell'azienda è, è incerto, in particolare le che si stagliano all'orizzonte sono due appunto la vendita eh, di, eh, della, mh, della compagnia la quale conta 121 eh, aerei vendita della compagnia che probabilmente potrebbe avvenire solo in seguito a, a delle modifiche della compagine in particolare una riduzione dei eh, lavoratori eh, risulta che al momento rischiano il posto di lavoro 20.000 dipendenti di, eh, all'italia il governo risulta abbia speso ben 7 miliardi in progetti di salvataggio ed è dal 2009 che e la compagnia è in con bilancio negativo con perdite per 500 milioni il podacons si è attivato per tutelare la posizione dei numerosi consumatori privati cittadini che hanno comprato biglietti all'italia o che vogliono debbono comprarli nei prossimi mesi o di coloro che e appunto, fanno parte del programma di fidelizzazione di Alitalia, cosiddetto Mille Miglia, con dei, dei punti, dei bonus. Cosa, ehm, come sta agendo la CODA? Ci ha presentato due istanze, una all'antitrust per la verifica e, e la, la sanzione di comportamenti scorretti, e l'altro all'Internazionale per l'Aviazione Civile, l'ENAC. A giorni sarà pronta un facsimile di diffida per tutti appunto, i eh, consumatori. Per ulteriori informazioni, visitate il sito web. Grazie, grazie ovviamente all'avvocato Margherita Cusin Cons. Parliamo ancora di vaccini e del caos in Friuli. 5.400 sono i bambini che saranno richiamati dall'azienda sanitaria numero 3 di Codroipo dopo i controlli. Si aggira tra le 6.000 e le 7.000 il numero delle persone vaccinate in Friuli dall'assistente sanitaria trevigiana, sospettata di aver finto di somministrare le dosi. Di questi circa 5.400 sono bambini e ragazzi che verranno richiamati nel Medio Friuli, a cui vanno aggiunti alcuni casi vaccinati in altri distretti e gli adulti. I dati sono stati diffusi oggi dall'AS3 all'esito delle analisi su tutti i campioni di 200 bambini che avevano effettuato con l'assistente Trevigiana l'intero ciclo di vaccinazioni. Per primi verranno richiamati i 2.400 bambini ragazzi che hanno effettuato l'intero ciclo in giorni in cui era effettivamente in servizio l'assistente. Successivamente verranno richiamati gli altri 3.000 che hanno effettuato solo una parte delle vaccinazioni nei giorni in cui era in servizio l'assistente Trevigiana. Ne avevamo parlato nei mesi scorsi, per la verità diversi mesi fa. A distanza di pochi mesi, ottobre 2016, era accaduto il tutto. Viene comunicato a noi genitori residenti e quindi facenti parte dell'azienda sanitaria 2 Isontina e c'è un consigliere regionale qui e spero che recepisca il tutto perché la lettera arrivata oggi ha dell'incredibile. Ripeto, a distanza di pochi mesi, ottobre 2016, viene comunicato a noi genitori residenti e quindi facenti parte dell'azienda sanitaria 2 Isontina chi le scrive abita vicino alla Tisana che le sedute di riabilitazione per i nostri figli affetti da autismo vengono di nuovo bloccate, meglio sospese e bloccate, perché, e questo è incredibile, non è stata firmata la convenzione tra l'azienda e la Fondazione Bambini e Autismo di Pordenone per l'anno 2017. E questo sapete perché? Perché l'azienda 2 Isontina non ha ancora pagato quanto dovuto per l'anno 2016 e chi ci rimette è sempre lui, il cittadino Maurizio Pizzato. La fondazione, che comunque ha continuato ad offrire i servizi riabilitativi anche dal 1 gennaio 2017 ad oggi, non riesce più ad affrontare le spese relative al pagamento delle prestazioni dei collaboratori, medici, educatori, eccetera, e quindi ha dovuto sospendere gli interventi. Questo non accade per coloro che rientrano nell'ambito dell'azienda sanitaria 2 Pordenonese, in quanto la convenzione, sempre con la FBA, è stata firmata e rinnovata fino al 31 dicembre 2017. La prima e forse unica domanda che mi faccio è questa. Ma non si tratta sempre di regione Friuli-Venezia-Giulia? Non ce la faccio più, non ho più la forza di arrabbiarmi e di continuare a combattere. Ogni storia di autismo è una storia a sé, che dovrebbe ricevere maggiori attenzioni a partire proprio dalle istituzioni che, mi creda, di autismo non ne capiscono assolutamente niente. Mio figlio Pietro ha 24 anni e per lui ho già scritto i giornali e tv, peraltro con un riscontro molto molto limitato, una marea di lettere, articoli e quant'altro, anche per episodi di bullismo che per fortuna per il momento non si stanno più verificando. Signor di Meo! Ieri, alla riunione che ha indetto la FBA con i genitori, ho sentito parlare di linee guida, convenzioni, avvocati, direttori di aziende sanitarie, eccetera, eccetera, eccetera. Ma l'unica cosa in evidenza è stata il fatto che le sedute di riabilitazione, per noi che abbiamo la disgrazia di risiedere nell'ambito dell'azienda numero 2, non verranno più effettuate. Sono 11 anni che porto mio figlio a Pordenone, tutte le settimane. Prima c'era anche mio marito, poi sette anni fa è mancato. E quindi ho dovuto affrontare da sola anche questo compito, non senza difficoltà, in quanto facendo un lavoro stagionale non mi era sempre possibile accompagnare Pietro a Pordenone. Anche se in ritardo, abbiamo perso 7 anni all'ospedale di La Tisana, questo è il livello della conoscenza dell'autismo, perché non veniva diagnosticata alcuna sintomatologia per la condizione di Pietro. Dal 2006 ci siamo avvalsi delle competenze della FBA, che senza ombra di dubbio in merito all'autismo è una struttura con una grande competenza e preparazione. Tutto questo fino a circa 2-3 anni fa. Poi è iniziato il caos. Io non ho le competenze, soldi e soprattutto le conoscenze per poter fare qualcos'altro che non sia lo scrivere. E continuo a scrivere e scrivere, ancora per far sapere a questa porzione di mondo della quale faccio parte. Che non è possibile negare un'attenzione che è dovuta anche per le persone affette da autismo e per le loro famiglie. Glielo ripeto di nuovo, ho 56 anni e sono stanca, non ho più la forza di combattere contro il vento, contro questo nulla fatto di ignoranza, di indifferenza, di burocrazia. Mio figlio ha una pensione di validità che ammonta a 280 euro al mese, di falsità e di illusioni. La sera, quando chiudi la porta di casa, tutto il rumore resta fuori e l'unica cosa che ti rimane dentro è il dolore dell'abbandono. Ci siamo già sentiti ad ottobre, lei mi aveva risposto, la prego di aiutarmi anche solo a divulgare questa lettera, se lo fa lei le danno sicuramente più ascolto, grazie. Io spero, io l'ho letta, spero, cercherò poi di anche di interessare alcuni amici consiglieri regionali, è una cosa questa vergognosa. Vergognosa. Cioè, il 2016 non è pagato dall'azienda dalla, 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 dall 2 Isontina. Perché? Perché? E tutto questo era accaduto già nell'ottobre. C'è cioè una cosa, questa vergognosa. Vergognosa. Per di più noi siamo l'unica regione che ci paghiamo tutta la sanità. Non solo con le nostre tasse paghiamo anche la sanità delle altre regioni e i buchi che fanno le altre regioni. No, noi ci paghiamo tutta la sanità. Perché allora, mi ricordo benissimo, Alessandra Guerra, allora presidente della regione, andò a Roma per contrattare qualche decimo di punto e ci disse "Beh, ti diamo qualcosa in più, però la sanità te la paghi tutta". Sì, sì, e di oggi la sanità è una tra le poste maggiori di tutto il bilancio della regione Friuli, Venezia, Giulia. Tanto per essere chiari. Giovanni Del Ben, medico forense e nostro opinionista in sanità. Prego. Bentrovati. Spesso le attività della medicina legale sono rappresentate da due simboli importanti. Per dire la giustizia con i suoi due piatti della bilancia, e dall'altra il caduceo che è il segno della medicina. E, e spesso il medico legale viene chiesto di vedere se il medico curante, prima di fare un intervento o somministrare un farmaco, abbia ben bilanciato la parte dei rischi con quelli dei benefici. Questo è intuitivo verso un eh, intervento chirurgico. Si sa che il bisturi crea sanguinamento, ma poi sarà la qualità del sangue che sarà in grado di poter fare la coagulazione. Molte sono le persone che per alcune loro patologie, una per tutte, la fibrillazione atriale, hanno bisogno di assumere continuativamente farmaci anticoagulanti, cioè dei farmaci che in qualche modo rallentano la formazione di coaguli o di grumi e questo fa sì che il sangue abbia un tempo più lungo per eventualmente chiudere le ferite chirurgiche. Allora anche qua bisogna trovare gli equilibri. Equilibri importanti da trovare spesso quando si ha la prospettiva di fare un intervento chirurgico. Allora dagli anticoagulanti orali si deve passare alle eparine. Queste eparine che si fanno con una iniezione sottocutanea sulla pancia giusto per eh, recuperare esperienze, ma perché ne parlo? Perché da qualche mese c'è un po' di disagio nella nostra collettività perché c'è una direttiva, grazie se la vediamo, della Gazzetta Ufficiale che dice che le parine non possono più essere prescritte dal medico di medicina generale, ma devono essere prescritte dallo specialista. Questo mette in moto una serie di passaggi fra medico di medicina generale e specialista è chiaro che lo specialista dell'ospedale ti darà anche materialmente, attraverso la farmacia ospedaliera o della struttura, l'eparina che ti serve e questo ha il vantaggio di avere un maggior controllo e uniformare e perché no anche una certa riduzione dei costi e nei periodi in cui noi siamo una riduzione di costi a parità efficacia è un beneficio non solo per il singolo ma anche per la collettività. Grazie, Giovanni Del Ben, nostro Opinionista in Sanità, medico forense. Il significato, invece, di un'iniziativa che conferisce valore alla memoria dei caduti della Prima Guerra Mondiale e dà l'opportunità alle famiglie di scrivere nell'albo d'oro il nome del proprio congiunto e di conservarne il ricordo attraverso una medaglia commemorativa. Questo è lo spirito della manifestazione organizzata congiuntamente dalla Regione Florezza Giulia e dalla Militar Historical Center Onlus che eh, eh, si è tenuta a Roma. La dichiarazione del Governatore del Friuli Venezia Giulia, Deborah Seracchiani. Questa iniziativa ha proprio questo punto fondamentale. Noi dovendo fare, come era corretto, come era doveroso, eh, la commemorazione della prima guerra mondiale abbiamo pensato di fare un'iniziativa che desse un po' di cuore e un po' di umanità a quei numeri che a volte sono i nostri caduti, tantissimi caduti, 600.000 caduti. Abbiamo voluto farlo con un riconoscimento piccolo, assolutamente simbolico, forse non di valore, che però in realtà ha un valore enorme per queste famiglie, è una medaglia che è un ricordo, a volte l'unico ricordo che hanno e che ha però. Permesso a tante di queste famiglie di recuperare un pezzo della loro storia, un pezzo della loro memoria. La nostra associazione è nata perché vogliamo recuperare la memoria dei nostri nonni che, per le circostanze del momento, hanno combattuto con l'esercito austriaco e sono morti con quella divisa. La memoria da noi si fermava al 1915 e loro erano completamente esclusi. Con la medaglia anche questi morti caduti già nel 1914 sono equiparati a tutti gli altri che sono morti successivamente. Quindi rappresenta veramente un'unione fra tutta questa gioventù che è morta per ideali o per, eh, o per dovere e hanno eh, diciamo, abbandonato ecco, proprio i propri cari. Abbiamo con noi Alvaro Cardin, prego. Sì, Cardin, allora parliamo di eh, Fondazione Friuli, soprattutto nomina del eh, presidente, nuovo c'è un po' di debacle all'interno, cosa sta succedendo? Ah, da quello che si riesce a cogliere, naturalmente eh, è quello che si ripete ormai da diversi anni a questa parte e mi spiace dirlo francamente, ma è una conferma. Eh, quando tutto quanto sembrava dato per scontato che eh, il presidente fosse appunto di marca pordenonese o comunque della provincia di Pordenone, io insisterò sempre a chiamarla così, ecco io credo che eh, va bene, si doveva andare tranquillamente alla elezione di questo presidente. Invece è accaduto che per una serie di ragioni non molto chiare... Ecco, questo tipo di candidatura ha trovato una candidatura alternativa anche nell'ambiente udinese, nella fattispecie nel presidente della Cassa di risparmio di, eh, del Friuli Venezia Giulia. Quindi ancora una volta Pordenone estromessa dei giochi? C'è questo tentativo che fortunatamente pare sia stato diciamo così, rinviato eh, sulla base anche di un intervento da parte... Di De Toni, rettore dell'università di Udine, che è una persona per bene evidentemente. Ecco, Perché dico questo? Perché evidentemente una volta tanto che c'era l'alternanza nell'ambito di questa realtà ecco, è venuta meno un'alternanza, è venuto meno un patto che risaleva fin dai tempi del presidente Comelli. Ci sono alternati Pordenonesi e Udinesi, Udinesi e Pordenonesi, eccetera non è avvenuto in questa circostanza. Spiace dirlo, però io credo che si debba assolutamente puntare i piedi e non solo per arrivare a un risultato che vada diciamo, nella direzione della tutela degli interessi di questa nostra realtà pordenonese. Grazie. Bene, grazie ancora. Ospedale di Pordenone interviene Tondo assieme a Santa Rossa per dettare le priorità. Ma io oggi ho accolto... Gravito invito dell'Avvocato Santarossa, consigliere regionale di autonomia responsabile, di fare una visita all'ospedale di Santa Maria degli Angeli di Pordenone dopo parecchio tempo che mancavo da qui e abbiamo avuto un importante e proficuo incontro con un rispetto numero di primari, con molti primari che ci hanno fatto un quadro della situazione. La situazione ovviamente è una situazione che è in linea con il tema regionale, una regione che dà una buona qualità della sanità. In particolare in questa parte del territorio dove la sperimentazione degli ospedali riuniti era stata già avviata proprio da davanti a Santa Rossa nel suo assassinato alcuni anni fa. Il tema è positivo, però ci sono ovviamente alcune cose che non funzionano. La prima che ci viene segnalata è la sperequazione dei, dei, dei trattamenti tra gli operatori sanitari della città di Pordenone verso il territorio e poi l'ha avvio della riforma che prevedeva i CAP, i centri di avviamento primari, cioè dove i medici e le famiglie sostanzialmente si mettono assieme, un sistema che è positivo sulla carta ma che ancora non funziona, non viene fatto quel filtro di cui la sanità ha bisogno. Senta Presidente, capitolo chiuso il discorso di ristrutturazione, sì o no, del presidio ospedaliero? Ma ahimè sì, io credo che la giunta Seracchiani con la complicità del vicepresidente Presidente Boldonello che da, da Presidente invece aveva firmato come l'accordo per l'ospedale nuovo, hanno cambiato idea, è legittimo farlo, lo hanno fatto. Eh, ormai bisogna guardare al futuro, anche se questo considero sia un errore fondamentale. Che non recupereranno più. Senta, da domani eh, ci si mette al lavoro seriamente per risolvere le, crici, eh, le criticità? Quali in particolare? In particolare, in particolare la vicenda che ci è stata segnalata dell'eccessiva burocratizzazione. I camici bianchi ci segnalano che troppo spesso pre, eh, occupano proprio tempo a fare carte, a fare protocolli, a fare reperti e pochissimo tempo invece alla sanità delle porte e alla dei servizi. In particolare è stato segnalato il cattivo funzionamento di InSiel e con l'avvocato amico Walter Santarossa e Giallo Domani siamo all'opera per cercare di capire come rimediare questa vicenda. Mara Piccin, Consiglio sé Giovanni Forza Italia e Influenza Giulia, grazie. Soliti problemi all'ospedale di Pordenone, non funziona molto bene il sistema informatico e così vanno in crisi proprio le prenotazioni, in particolare quelle per le visite oculistiche. So che lei ha presentato diverse interrogazioni, al momento non ha avuto risposta. Cosa c'è da fare a questo punto Piccin? Ma in verità la risposta è arrivata dopo circa sei mesi, sette mesi dalla prima interrogazione. Allora, il problema era quello della prenotazione delle visite oculistiche. Io ho presentato una prima interrogazione a settembre, che non ha avuto risposta, ne ho presentata una a dicembre, che ha avuto risposta ieri. C'è da dire che sostanzialmente pare ci siano stati dei problemi di tipo tecnico e, per stessa ammissione sulla stampa del direttore Simon, era sufficiente spendere qualche, eh, qualche soldo per poter sistemare il tutto. A distanza di sette mesi. Ieri eh, l'assessore Telesca in aula ha risposto ad entrambe le interrogazioni dicendo che sostanzialmente il problema è risolto e quindi eh, noi eh, possiamo stare tranquilli. Allora sono stati dati una serie di eh, indicatori di percentuale sui tempi di eh, risoluzione di, e di prenotazione. E io ho espresso ovviamente soddisfazione perché se è ben vero che ci abbiamo impiegato un bel po' di tempo a risolvere questa questione, ma se l'abbiamo risolta bene, non abbiamo fatto in tempo a gioire che oggi... Mi scrive una persona e mi dice ho tentato di prenotare cinque giorni fa e la risposta è stata che fino a fine maggio non prendevano prenotazioni, mi è stato detto di chiamare in oculistica verso metà o fine maggio, per giugno forse, ho chiamato stamattina, stamattina veramente, e la risposta è la medesima. Qui arriva il grave, ho chiamato il Cup di Udine e mi hanno fissato l'appuntamento per domani mattina ore 8.20, a Pordenone non vado più nemmeno gratis, la chiosa è non ci può essere una sanità di serie B a Pordenone. Grazie. Grazie a voi. Grazie alla Piccina, allora voi sapete che domani, eh, da domani iniziano ovviamente le operazioni per il mercato unico, ebbene... Eh, modifiche per quanto riguarda i servizi di raccolta rifiuti, raccolta secco residuo è anticipata a domani per l'area centro, da questa sera alle 19.30, area centro storico domani dalle 6 alle 9, la raccolta di plastica metalli è eh, anticipata giovedì 4 maggio, l'area centro è interessata invece questa sera, quella del centro storico, area centro storico domani dalle 6 alle 9. Per quanto riguarda la raccolta carta, domani sempre, dalle 6 alle 9, per quanto riguarda l'area centro storico. Area centro, eh, mercoledì 3 maggio, dalle 19. Raccolta cartone attività, esposizione giovedì 4 maggio dopo la chiusura. Eh. Quindi, attenzione, per quanto riguarda, ripeto, il secco residuo, l'esposizione area centro, eh, dalle 19.30. Domani dalle 6 alle 9 la raccolta. Mentre eh, l'esposizione per quanto riguarda sempre plastica e metalli dalle 19:30 di oggi domani dalle 6 alle 9. L'esposizione oggi dalle 19:30 la raccolta della carta domani area centro storico dalle 6 alle 9. Raccolta cartone attività solo area manifestazione e mercato europeo e limitrofe. L'esposizione domani dopo la chiusura e la raccolta venerdì prime ore del mattino, mentre area centro e centro storico, escluso le vie dell'area manifestazione limitrofe, l'esposizione domani 19.15 19.30 raccolta domani dalle, eh, scusate, venerdì dalle 19.30 l'esposizione area centro e centro storico dalle 19.15 alle 19.30. Giovanni Rampogna Cittadino, 25 anni fa la visita ufficiale di Papa Uitila proprio nella destra tagliamento, in particolare a Pordenone. Che ricordia di questo avvenimento, forse unico nella sua storia. Veramente, unico nella sua storia nella regione Friuli-Venezia Giulia, ma soprattutto possiamo avere una identificazione maggiore e migliore leggendo Il Popolo Ultimo. in cui il, lo scrittore. Walter Arzaretti ha raccontato per intero le, la visita dei quattro giorni dal 30 aprile al 3 maggio e oggi 3 maggio ricorre i 25 anni. È stato un avvenimento estremamente importante che ha visto coinvolta tutta la, la regione e tutta la città di Pordenone e lo stabilimento di Porcia anche e quindi che si parlava di occupazione, dello sviluppo occupazionale, delle nuove tecnologie e il Papa Voetila è venuto a portare una parola di conforto e di sprone anche alla lotta per la dignità e per avere un, un salario adeguato alle, ai costi della vita e quindi su questo giornale che è Il Popolo, Walter Arzaretti ha tracciato Finemente e compiutamente il viaggio e la, e la presenza di Voitila in, in Friuli Venezia Giulia e nel Pordenonese. Ecco quindi è un, un ricordo che, come credo, eh, Tele Pordenone anche si fa veramente con piacere e dare un segnale ancora preciso sulla presenza operaia nella nostra città. Grazie. E quindi? Vecchio, alzi la testa, che il potere te la rompe? Sì, ma possiamo, lei deve partire in quarta, la deve sì. sentire. E eh, quindi però mi... Eh, mi maledica, stimola! Eh, ah la stimola! La stimola, il quinto. Nel, nel senso che poi dice vecchio, sì, no bene. perché sennò no. eh. Domani dalle 11 la sala di rappresentanza invece della prefettura di Udile in piazza Primo Maggio ospiterà la cerimonia di consegna delle medaglie del settantesimo della liberazione. Ai partigiani in vita, al 25 aprile 2015, in occasione del settantesimo anniversario della Liberazione, il Ministro della Difesa ha inteso rivolgere una particolare attenzione nei confronti di tutti coloro che hanno partecipato alla resistenza e alla lotta di Liberazione. Tra le altre cose, le medaglie saranno consegnate al Prefetto, destinatari dell'onorificenza saranno tutti i partigiani riconosciuti appartenenti alle formazioni Osoppo e Garibaldi. Andiamo a leggere eh, i destinatari: Lanfranco Azzano, Natalino Beltrame, Nella Carli, Reno Coiz, Bruno Fabretti, Bruno Mullig, Odillo Pascutti, Giovan Battista Rocco, Bonifacio Budini e Rodolfo Castiglione. Roberto Ceraulo, grazie. Maggio sicuramente è data da eh, ricordare per molti, inaugurazione infatti della Fattoria Sociale, un grande avvenimento sindaco, cosa significherà per la comunità in particolare? Beh, moltissimo anche perché è una struttura della quale si parla da anni, eh, a memoria anche... I vostri telespettatori in passato vi fu una comunità terapeutica seguita proprio da Vincenzo Muccioli, c'era una sorta di dependance di San Patrignano e poi per diciamo, vicissitudini particolari dissapori anche con le amministrazioni dell'epoca Muccioli, Andrea perché Vincenzo non c'era già più, abbandonò repentinamente la struttura e quindi restò questa struttura, una bella, bel fabbricato, i bei fabbricati in campagna, le serre che erano state costruite, tanta terra a disposizione, riman sì, rimanettero inutilizzate per lungo tempo. Ovviamente, come spesso capita in questi casi, un po' il tempo, un po' la vegetazione e tanto vandalismo, insomma, la situazione era veramente degradata in una maniera insopportabile con la comunità invece fin dall'inizio dell'insediamento diciamo, della nostra amministrazione abbiamo concordato le destinazioni d'uso e sviluppato un progetto la destinazione prescelta è stata comunque la finalità sociale quindi questa fattoria sociale e abbiamo ottenuto finanziamento dalla regione, un milione e mezzo circa un milione e 480 mila euro finalmente siamo giunti all'epilogo nel senso che si è concluso anche il terzo lotto e il 21 ci sarà l'inaugurazione ufficiale eh, io devo congratularmi con la comunità locale di San Giovanni di Livenza che ha saputo già accogliere in maniera veramente straordinaria i ragazzi insomma, disabili che già frequentano il centro come centro diurno che diventerà anche centro residenziale e lunedì dopo l'inaugurazione daranno vita ad una grande festa popolare. Grazie Sindaco. A voi. Inquinamento da sostanze PFAS via le analisi per quasi 50.000 residenti solo nel Veronese. Saranno quasi 50.000, per la precisione 47.533, i residenti della provincia veronese interessati alle analisi sanitarie decise dalla Regione nei confronti della popolazione esposta alle sostanze perfluoroalchiliche, i cosiddetti PFAS. In particolare saranno coinvolti 13 comuni della bassa e dell'est rientranti nel piano sorveglianza. Lo screening riguarderà nell'arco di due anni tutte le persone nate tra il 1951 e il 2002 ed abitanti nei centri considerati di massima esposizione, vale a dire Albaredo, Dadige, Arcole, Colonia Pressana, Roveredo di Guà Veronella, Zimella, Bevilacqua Bonavigo, Boschi Sant'Anna Legnago, Minerbe e Terrazzo I primi ad essere stati convocati per le analisi che comprendono il prelievo di un campione di sangue, l'esame delle urine e la compilazione di un questionario sono stati i quindicenni selezionati e convocati tramite lettera secondo un ordine casuale. Andiamo in Veneto, vediamo l'ospite, grazie. Sì, siamo con Paolo Fagotto, presidente dei pescatori del Veneto orientale, stato di salute dei fiumi del portogalese, qual è la situazione? Beh, sicuramente è a dir poco disastrosa. In modo particolare alcuni tratti del fiume Lemene e del cinto Camaggiore del maggiore, sono praticamente costruiti eh, da piante che sono cadute con il maltempo e con eh, malattie delle, delle piante stesse. E pochissima manutenzione viene fatta all'Emine, solamente sul tratto di Gruaro il sindaco assieme alla protezione civile ha fatto alcuni interventi, ma eh, per il resto non ci sono assolutamente prospettive. E rose per il futuro. Avete anche voi il problema più o meno captato? Il problema relativo alle nutrie in maniera abbastanza vigorosa? Sì, no, eh, è veramente un problema nella, nella zona Cidoga Maggiore, anche perché essendo uh -huh. zona SIC e ZPS. Eh, dove che, vuol dire, che vuol dire? Eh, eh, zona di alto pregio ambientale. Okay. Allora di conseguenza non è possibile cacciare. Le nutrie naturalmente lì vivono eh, protette anche eh, naturalmente da, da questa stick ZPS e quindi devastano le, le sponde dei fiumi, oltre che adesso che eh, fra poco avremo le coltivazioni di mais, naturalmente... Ne gioveranno di queste coltivazioni fino a novembre, anche perché eh, sappiamo che la nutria eh, di per sé stessa si, eh, si mette in piedi sulla, sul gambo della, della, della pannocchia, del mais e eh, porta via completamente certo. tutto. tutto. E quindi è, un è problema disastroso. Sentito. Anche perché tutta la vegetazione non fa altro che sopprimere il, eh, i raggi del sole che dovrebbero arrivare sul fiume e quindi Bene. naturalmente anche il pesce naturalmente non sopravvive e si allontana. Grazie Paolo Fagotto, linea Pordenone. Andiamo a Padova, andiamo a Padova per parlare dell'Istituto eh, Oncologico del Veneto. Non tutti sanno che all'interno dell'Istituto Oncologico Veneto esiste una farmacia. A cosa serve? farmacia... Ospedaliera ha funzioni analoghe a quelle di una farmacia al pubblico per quanto riguarda l'approvvigionamento di tutti i medicinali che vengono usati in ospedale. Naturalmente, oltre a queste che sono le attività normali di una farmacia, ci sono quelle legate al fatto che i farmaci oncologici richiedono una personalizzazione di, di preparazione, soprattutto per garantire sicurezza al paziente e un dosaggio adeguato. Questa sicurezza viene garantita attraverso l'attività di un laboratorio molto complesso che eh, produce quasi 130.000 preparazioni all'anno per tutti i trattamenti che adesso eh, afferiscono. In più ci sono eh, le attività di distribuzione diretta all'utenza per le terapie che vengono eseguite al domicilio, quindi tutte le terapie orali o tutte quelle che noi definiamo ancillari, cioè che aiutano e eh, riducono gli effetti collaterali dei trattamenti oncologici a domicilio del paziente. A volte la prescrizione medica contiene farmaci non più coperti da brevetto. Cosa sono esattamente questi farmaci? Sono sicuri ed efficaci quanto il farmaco da cui derivano? certamente questi sono farmaci che eh, finché sono coperti da brevetto e questo avviene per circa 10 anni producono un eh, profitto per l'industria farmaceutica che li ha scoperti e che li ha messi in commercio. Quindi sono farmaci piuttosto costosi gli originatori. Eh, quando scade il brevetto, il farmaco eh, diventa generico o come vedremo per i farmaci biologici non sono chiamati generici ma biosimilari, e questi farmaci possono invece essere prodotti e messi in commercio anche da altre ditte farmaceutiche. Questo, eh, questa produzione produce eh, una certa competizione di mercato, quindi abbassa notevolmente i prezzi e il vantaggio che ha il sistema sanitario nazionale è che riesce a spendere, a trattare i pazienti in misura eh, adeguata ai loro bisogni. Eh, ma se non si riuscisse a, eh, diciamo così, ad avere questi costi così bassi, non si riuscirebbe poi a mantenere una certa, un certo grado di sostenibilità per i farmaci innovativi, i farmaci nuovi. Quindi il vantaggio che, ha, che si ha ad usare i generici e i biosimilari è essenzialmente quello che riusciamo a pagarli molto meno per garantirci l'acquisto di farmaci innovativi e più efficaci. Andiamo in Veneto, c'è l'ospite. Sì, con Antonio Bertoncello parliamo di cultura perché in un momento difficile come questo, relativamente eh, ovviamente a questo importante settore per il nostro eh, paese, quale può essere il ruolo delle fondazioni? Ma diciamo che le fondazioni possono eh, aiutare non solo le pubbliche amministrazioni ma anche le associazioni che hanno interesse di occuparsi di sociale, di comunità, eh, io credo che le fondazioni possano svolgere un ruolo importante, per esempio ho convocato per eh, i 16 un consiglio di amministrazione per definire eh, quali, quali, quante risorse possiamo mettere a disposizione per il bando a sfida, quello che normalmente facciamo ogni anno con la compartecipazione eh, della fondazione rispetto a progetti che ci vengono presentati. E la novità di quest'anno potrebbe anche essere quella che ci impegniamo come fondazione a eh, sostenere eh, alcune eccellenze di Portogruaro proprio per poter dare continuità a, a quello che noi abbiamo prodotto in questi anni e dare anche un po' certezza di risorse al fine di non solo mantenere il livello qualitativo, ma anche migliorarlo se è possibile. Quindi, il ruolo delle fondazioni io credo. In questo periodo in modo particolare è rilevantissimo. Certo. Eh, e quindi stiamo su questo impegnandosi molto eh, aumentando anche quei modalità di finanziamento che l'anno scorso avevamo attivato, tipo il crowdfunding, o, o meglio, la raccolta fondi dal territorio che messo assieme alle risorse della Fondazione. Che non è mai assieme, facile, però eh? anche da ass dire. assolutamente non è facile anche perché. Le risorse che le attività, produttive, sono seri, le attività produttive hanno sono sempre inferiori e quindi c'è anche difficile a convincerli a sostenere i progetti che presentiamo. Quindi difficoltà per tutti, anche per noi, ma cerchiamo di fare il nostro meglio. Grazie ad Antonio Bertoncello, linea subito al direttore. Allora, chiudiamo in bellezza Cuoco in cucina con Norma Poletto. Qual è la ricetta del giorno, allora, Norma? Stasera ho preparato una sbriciolata di ricotta e fragole. Allora, ci servono 300 g di farina, 80 g di zucchero, 130 g di burro, un uovo più un tuorlo, la buccia grattugiata di un limone, un pizzico di sale e un cucchiaino di lievito. Poi per il ripieno ci sono 300 g di ricotta, un uovo, 80 g di zucchero, un limone grattugiato e 250 g di fragole. Allora, in un robot da cucina mettiamo tutti gli ingredienti per la pasta, dove li andiamo a frullare a, mo a modo che ri rimangano delle briciole, diciamo. Con, queste, con questa pasta andiamo a foderare una tortiera imburrata e infarinata. Con queste briciole teniamo da parte un, circa un pugnetto. ecco diciamo. Poi in una ciotola ci mettiamo la ricotta con lo zucchero, le uova e le fragole e andiamo a versare sopra la pasta. Poi, con la pasta rimasta facciamo delle briciole sopra e le andiamo ad infornare a 180 gradi per un 35 minuti. E una volta pronta lasciamo raffreddare, anche un giorno dopo in frigo è ancora più buona perché d'estate è bella fresca, e eh. l'accompagniamo con un buon bicchiere di Verduzzo, diciamo. Scusa, di vino? Verduzzo. Ah, ma eh, quindi bollicine o cosa dici? Eh, sì? no, no, Ma scusa se il mio editore che piazza le bollicine. Sì. Ah, mettiamo allora, le bollicine allora. Si mangia la torta con le bollicine. Con le bollicine, stasera. sì, sì. meglio no mm, È meglio. Poi volevo dire anche se posso che il 15 sì. di maggio faremo una lezione, le erbe spontanee e funghi, mh, quelli che troviamo adesso primaverili, alla Santissima alle 19.30. Lezione per eh, chi sì, vuole? Sì, per chi vuole poi, mh, ci trova nel, in Facebook, si può prenotare o telefonare. Grazie Norma. Grazie a voi. Torta e bollicine per qualcuno stasera. Beh, ha fatto bene venire. Ora c'è il Black pubblicitario, anzi per la verità, prima eh, ci sono le previsioni del tempo, poi c'è la borsa, poi le altre notizie dal Friuli, Venezia, Giulia e eh, dal Veneto. Rimanete con noi e poi nel corso della serata avremo anche eh, Delitti e Misteri. La nostra trasmissione è dedicata al giallo. Il tempo, come vediamo, incerto e instabile, è dovuto sempre a questa depressione che è situata sulla Francia e che fa fluire correnti dal sud ovest, a tratti umidi e instabili, verso il nord Italia e anche verso la nostra regione. Su questo flusso sono inestati dei deboli ma veloci fronti che a volte interessano la nostra regione. Uno, abbiamo visto, è passato questa mattina, ha portato delle piogge anche in pianura. Poi il tempo è migliorato, anche se sono rimasti di nuovo un po' di instabilità in montagna nel pomeriggio. Domani passeranno due di questi deboli fronti molto veloci, uno in mattinata e uno poi di nuovo in serata, quindi il cielo rimarrà in prevalenza direi tra il variabile e il nuvoloso, forse con schierite un po' più ampie lungo la costa e avremo delle precipitazioni, delle piogge che saranno in genere deboli sulla fascia più orientale, invece moderate o anche localmente abbondanti, appunto su quella più occidentale, sulle prealpi, in Carnia, forse anche nell'alto porvenonese sarà possibile anche qualche isolato temporale e neve in montagna al di sopra dei 1500-1700 metri rimaniamo infatti con queste temperature ancora un po' sotto la media del periodo quindi piuttosto fresche eh, venerdì rimarrà probabilmente ancora un po' di instabilità ma il tempo già comincerà a migliorare avremo sicuramente più sole e sabato dovrebbe essere tutto sommato una buona giornata è tutto eh, buona serata Piazza Affari ha archiviato una seduta segnata dall'assenza di verve, offuscata dal focus che gli investitori quest'oggi hanno riservato a Wall Street, in piena stagione trimestrale in attesa del comunicato sulla riunione del comitato ristretto FOMC in attesa alle ore 8 italiane senza dimenticare poi la serie di dati sul mercato del lavoro USA attesi venerdì, che potranno fornire ancora indicazioni utili a decifrare le mosse Fed. In questo quadro a Piazza Affari il Fustemi ha terminato le contrattazioni con un 0,13% e con uno 0,05%. Trovati dunque gentili amici e amiche la visione all'ascolto, continua l'informazione su TPN, come sempre per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. La seconda parte da Udine. Saluto subito Adriana Mondolo, parleremo tra poco con lei di clandestini, di profughi e non solo. Eh, copertina chiaramente dedicata ai vaccini. Profondo rosso, pericoloso, 5.400 eh, bambini richiamati nel medio Friuli. Per questa infermiera che secondo ogni giorno ne, ne racconta qualcosa di nuovo, eh, non voleva farli, li ha fatti, non li ha fatti, insomma sta di fatto che sono 5.400 bambini richiamati per rivedere la situazione. Eh, noi ci auguriamo che tutto finisca bene e che tutto vada veramente a buon fine. Eh, ci auguriamo soltanto che non succeda nulla a questi bambini, ma nemmeno alle persone che sono state controllate da questa pseudo infermiera. Mi sia consentito il termine, mi piglio tutto. Le mie responsabilità perché, quando una persona nel suo lavoro non rispetta le regole, il minimo da fare è la radiazione. Ma se questa non basta, magari un esame del cervello. Bisogna vedere perché quando una persona commette questi reati, commette queste cose, va immediatamente cacciata. Probabilmente nel cervello è come Atlantide, continente sperduto. Ci auguriamo, ripetiamo, che questi 5.400 bambini che verranno richiamati nel Medio Friuli alla fine ne puliti come si dice in questi casi e non ci rimettano eh, la propria vita per colpa di una persona che non sa fare il suo lavoro. Caritas chiama Anci Friuli Venezia Giulia risponde, oggi il comitato esecutivo dell'Anci del Friuli Venezia Giulia ha approvato l'accordo di collaborazione con il Centro Caritas dell'Arcidiocesi di Udine Onlus e con l'associazione Nuovi Cittadini Onlus, accordo che ha preso il via su iniziativa della stessa Caritas Udinese, le due associazioni saranno soggetti di riferimento per l'Anci. Per il coordinamento delle azioni relative alla promozione e successiva concretizzazione dei progetti SPAR, eh, Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati sul territorio della diocesi di Udine. Anticipo subito che nella prossima edizione del Telegiornale avremo ospite il presidente dell'ANCI del Friuli Venezia Giulia, Mario Pezzetta, che ci eh, spiegherà meglio nel dettaglio. Da giovedì 11 a sabato 13 maggio al centro G-Tour di Lignano Sabbiadoro si svolgeranno le manifestazioni nazionali della Wildm, il più importante momento di aggregazione per l'associazione. Delegati, soci e volontari delle 67 sezioni locali sono attesi per fare il punto sui progetti e le azioni promosse sul territorio a livello nazionale e pianificare le attività future. Le tre intense giornate saranno inoltre dedicate all'aggiornamento e alla formazione, rivolti soprattutto alle sezioni. Per i giovani, nelle giornate di venerdì e sabato, gli animatori di Dinamo Camp saranno presenti per creare momenti di gioco e intrattenimento. Non mancheranno le interviste, i servizi e gli approfondimenti diffusi in tempo reale. Edizione numero 3 per studenti in sella. La manifestazione turistico-ecologica che si svolgerà sabato prossimo e si prefigge di coinvolgere rigorosamente sulle due ruote studenti delle scuole superiori, docenti e collaboratori. Una giornata all'insegna dello sport, della salute, del divertimento, del rispetto dell'ambiente e dell'ecologia, che avrà come location l'ipovia del Cormor da Udine a Buia, rigorosamente sullo sterrato. Organizzata dall'Associazione Sportiva Polisportiva Malignani, in collaborazione con la Consulta Provinciale degli Studenti, l'Ufficio Educazione Fisica del MIUR, la Provincia di Udine, la FDS e altre associazioni del territorio. L'iniziativa sarà comunque presentata alla stampa domani, giovedì 4 maggio alle 12 nella sala giunta della provincia di Udine e noi ci saremo a documentare il tutto. Dopo esattamente 41 anni da quel 6 maggio 1976 che vide il Friuli raso al suolo dal mostro l'orcolat che provoca quel che Simone Cristicchi chiama la tosse della terra. Folkeste e canzoni di confine con la provincia di Udine e la città di Gemona ripropongono sabato prossimo al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, inizio ore 21, l'emozionante lavoro scritto a quattro mani da Simone Cristicchi e Simona Orlando Orcolat 76. Rappresentato la prima volta nel Duomo di Gemona nel settembre del 2016 e ripreso dalle telecamere dell'Ente dell di Stato per la regia di Claudia Brugnetta. E adesso andiamo a Gorizia perché questa sera si sono ricordati 665 eh, vittime infoibate dalla ferocia Titino-Jugoslava e comunista. Il servizio. Come ogni 3 maggio si è ricordata la tragica fine di molti goriziani, sia italiani, friulani e sloveni, trucidati barbaramente e gettati nelle foibe da parte dei partigiani titini e da alcuni partigiani italiani filo jugoslavi, durante i 45 giorni dell'occupazione dei falsi liberatori con la Zurvena Svezda nel maggio del 1945. La loro colpa rifiutare la nuova dottrina rivoluzionaria, la dittatura del proletariato, l'alba del sol dell'avvenire, dopo oltre vent'anni di un'altra dittatura sanguinaria e totalitaria subita. Figli e parenti, usciti vivi dal massacro da 72 anni a questa parte, si riuniscono nel giorno simbolo per chiedere verità e giustizia per questi 665 innocenti, in alcuni casi senza una sepoltura degna o un fiore dove poter deporre. Da 72 anni si continua nella retorica da parte dei negazionisti foraggiati, che ancora oggi non solo negano ma addirittura deridono o offendono i morti. Il sangue dei vinti continua a scorrere lungo le ferite mai sopite, con cicatrici indelebili che nessuno potrà cancellare con accordi internazionali, sottoscritti in tempi e con modalità sbrigative per coprire a vicenda i propri mali. Parliamo di calcio direttanti con il Chiarlins Muzzane che si aggiudica il titolo regionale. Abbiamo approfittato della presenza del Presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio regionale Hermes Canciani per fare il punto della situazione e un bilancio di questo 2016-17 parquet che riguarda il Ballon Nostran. il servizio grande novità anche quest'anno col suo avvento la premiazione sul campo della vincitrice. Mi sembrava un atto dovuto nei confronti di una società, una squadra che dopo una cavalcata importante riesce a centrare un obiettivo determinante per la sua storia e siccome logicamente con oggi il Charlins termina il suo percorso all'interno della nostra regione abbiamo pensato che poteva essere una bella cosa e ritengo che poi questa sia stata veramente una bella cosa. Ecco, ho visto tanto entusiasmo ma soprattutto programmi No? già si lavora per la prossima stagione Sì, eh, anche io ho visto non solo qui ma un po' dappertutto c'è questo grande fermento eh, io oggi ho fatto tre campi e posso dire che già dappertutto si parla già del futuro, mi chiedono già se ci saranno novità al prossimo anno e questo chiaramente è un bel segnale per il movimento intero perché significa che c'è ancora tanta fame di calcio e tanta voglia di far bene Forse c'era il bisogno che arrivasse canciani per dare quella spinta in più no no non c'era bisogno io sono esclusivamente uno di una squadra che qui è presente quasi al completo è una squadra di ragazzi giovani affiattati che ha voglia di fare e che vorrebbe fare qualcosa di nuovo se possibile per questo mondo perché è un mondo che tutti amiamo e, e, e quindi ce la mettiamo tutto perché questo avvenga soprattutto da quello che abbiamo capito si può continuare a fare calcio si deve continuare a fare calcio si deve, eh, si deve dare visibilità a questo mondo. Prova ne sia che un'altra delle novità che abbiamo pensato è quella di fare le Supercoppa a tutte le categorie. Adesso le griglie sono definite, quindi la seconda del campionato di eccellenza è il Torviscosa al momento e quindi possiamo pensare già alla Supercoppa fra il Charlins e la Gemonese, vedremo se riusciamo poi ad avere questa location prestigiosa che sarà lo stadio Friuli, ma poi anche tutte le altre categorie avranno quella cosiddetta Supercoppa proprio per dare visibilità. E quest'anno poi faremo anche un'altra cosa Faremo il quadrangolare di tutte le squadre allievi e giovanissimi che hanno vinto i loro titoli provinciali in un raggruppamento regionale, sempre per dare possibilità a questi ragazzi di farsi vedere, nel senso che comunque giocare, giocare, giocare. Il nostro gruppo televisivo ricerca per le province di Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste, Venezia, Rovigo, Treviso, Padova, Belluno, Vicenza personale ambosesso da inserire nel settore commerciale. Sono ancora disponibili otto posti, per la precisione quattro a Pordenone, due a Udine e due nel Veneto. Le persone interessate devono telefonare in orario d'ufficio allo 0434 552444. Andiamo a chiudere dunque con la nostra ospita Adriana Mondolo, l'abbiamo presentata in apertura insomma per capire un po' l'aria che tira in Friuli Venezia Giulia ma soprattutto l'aria che tira negli ospedali perché ci sono eh, cittadini di serie A e cittadini di serie B. No? Sicuramente sì. Eh, ogni giorno si leggono delle notizie che sono negative e veramente fanno anche arrabbiare, perché se la gente adesso comincia a essere arrabbiata vuol dire che eh, ci hanno portati a, a questi livelli. Ecco, a me quello che fa arrabbiare sono le ultime notizie. Allora agli stranieri si fanno corsi gratis di lingua italiana e mentre questi vanno alle lezioni gratis... Cosa si fa? Si va a pagare persino le babysitter laureate, perché questo viene chiesto dal curriculum, per andare a tenere i loro figli. Vi chiedo quando mai a noi è stato fatto questo? Allora, questi sono fondi del FAMI, Fondo Asilo, Integrazione e Migrazione, e supera, e supera i tre. 315 milioni di euro da spendere entro sì, il bagie, 2020. Ecco, non sono son badigi. Sì. No, no, Soldi, questi sono messi a disposizione da Unione Europea e Ministero dell'Interno. Non è finita qui perché ci sono anche altri obiettivi e le spese sono pesanti. Ad esempio, per la, migra la migrazione legale sono 126 milioni messi a disposizione e poi per il reinserimento altri 122. Qui non si parla di mille euro, si parla di milioni di euro. Che stranamente vi permette di sottolineare. Si non si sa perché ma in questi casi i soldi ci sono quando bisogna sì. aiutare i cittadini a intervenire per dare il servizio a coloro che pagano regolarmente le tasse io dico sempre questo almeno, almeno lo Stato o comunque chi ci rappresenta sul territorio eh, rispetti almeno coloro che le tasse le pagano cioè mm. ci sono in Italia moltissimi anche in Friuli Venezia e Giulia moltissimi cittadini magari pensionati eccetera che ogni giorno regolarmente versano il lobolo come certo. si dice, in questi casi a mamma Roma perché eh, la lupa deve rimanere incinta e si sa che Romolo e Remo devono succhiare, però dall'altra parte ci si chiede, non diamo sempre gli scarti di lavorazione, cerchiamo di dare anche un servizio ai cittadini sì. perché prima o poi i cittadini si arrabbiano. È perché noi abbiamo lavorato una vita qui, eh. sì. poi non è finita qui perché, perché? Quelli che sono per il rimpatrio volontario, cioè quelli che decidono che vogliono rientrare perché non sono stati eh, riconosciuti come profughi o richiedenti asilo, a questi sono, sono stanziati ancora 43 milioni, ma non è finita qui io sono andata a documentarmi per non dire stupidaggini questi saranno seguiti da operatori esperti che li dovranno accompagnare fisicamente ed emotivamente nei loro paesi di origine per fare reinserimento siamo fuori siamo fuori diamo di matto no? fuori, siamo, con fuori con la testa però io vorrei fare un un di contro mm. a quello che succede a noi qui invece no? allora io sono a conoscenza di una persona ultra settantenne Invalida col 70% con diverse patologie dove adesso dovrà fare un ciclo di insufflazioni nell'ospedale, però questa persona si deve portare da casa l'acqua sulfurea. Allora vedete la, la discrepanza fra i due trattamenti, fra i, 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 i clandestini e noi che abbiamo lavorato per creare questa Italia. Questo è quello che ci danno a noi. Poi io qui vorrei fare qualche domanda. La prima è quanto ci manca per arrivare come il Venezuela? Siamo sulla strada, Siamo giusta. Sulla strada giusta. Seconda Qualcuno... domanda. domanda. L'iracheno, se non sbaglio, è sì. arrivato qua da noi dalla Svizzera con due mogli, dieci figli, più sì. il moroso della figlia, totale 14, un'unica famiglia. Sì. Dove sta? Ufficialmente alla caserma Friuli a Udine, in via Pastrengo. Sì, così ci hanno detto. Però, però non lavorano. No? Però, però attenzione noi non possiamo entrare eh? allora, fuori al... i cani, ci hanno detto, ah, i cani sì. allora, altra domanda in Italia: la bigamia e la poligamia è fuori legge oppure no? Dipende da come la si interpreta anche in Friuli. La Chiesa, allora, come mai la Chiesa li accoglie? Perché per... c'è la bigamia e la poligamia. e la poligamia, e allora la due pesi e due misure. Queste sono le cose che fanno arrabbiare la gente, e non e, solo. E poi ci dicono razzisti. E io dico, benvenuti allora i razzisti. Bene, grazie, grazie a voi. Grazie a voi, grazie intervento. a voi, grazie a voi, gentili amici e amiche per la visione all'ascolto. L'informazione dal Friuli Venezia a Gerolia termina qui. Pubblicità e poi l'ultimissima dal Veneto. Per quanto mi riguarda, mandi e forse alla prossima! Un saluto anche dalla nostra redazione del Veneto. La Consob ha sanzionato la Banca Popolare di Vicenza per un totale di 9,14 milioni di euro per una serie di violazioni commesse dal vertice aziendale tra l'aprile del 2011 e l'aprile del 2015. I provvedimenti riguardano il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale in carica all'epoca, dei fatti nonché alcuni dirigenti. Agli stessi è stata comminata anche la perdita temporanea. you <laughs> Dei requisiti di onorabilità e dell'incapacità di assumere incarichi in, in, in società quotate per un totale di 76 mesi. Al termine di un'attività di vigilanza, che ha compreso anche un'ispezione tra aprile 2015 e febbraio 2016, Consob ha accertato che la banca ha violato le discipline in materia di regole di condotta degli intermediari nei confronti della clientela di prospetto, ma anche di offerte al pubblico e di informazioni societarie, sempre secondo la Consob, i comportamenti illeciti risultano essere frutto di scelte aziendali riconducibili ai principali livelli decisionali e di controllo interno della banca. Ed è stata istituita invece in Veneto un'impegnativa di cura domiciliare per i malati di SLA con provvedimento proposto dalla Regione, la Giunta ha assicurato un assegno mensile sino a 2.000 euro alle oltre 500 persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, unificando in un unico contributo fondi statali e fondi regionali. Con l'istituzione dell'impegnativa unica regionale, i malati affetti da SLA percepiranno pertanto un assegno mensile. In precedenza il contributo SLA veniva erogato ogni tre mesi in ragione della gravità della patologia e del reddito. La soglia massima di reddito per accedere al contributo SLA è fissata a 60.000 euro. Gli interessati hanno tempo sino al 30 giugno per presentare l'indicatore aggiornato della propria situazione economica, che avrà validità annuale. È prevista inoltre la di nuova valutazione dell'unità distrettuale multidisciplinare per accertare il coefficiente di aggravamento della patologia. I veneti, grandi consumatori di latte, formaggi e grandi produttori nonché esportatori di prodotti lattiero caseari. L'export di formaggi copre oltre il 10% dell'export agroalimentare, con in testa il grana padano e l'asiago, campione di incassi. I produttori veneti di formaggi da soli rappresentano la metà del valore della produzione nazionale, pari a 6,3 miliardi di euro. Ebbene, a proposito di prodotti lattiero caseari, ora arriva anche per questi specifici, ovviamente, prodotti eh, il marchio qualità. Verificata, sentiamo. La regione del Veneto estende la possibilità di utilizzare il marchio QV Qualità verificata ai prodotti lattiero caseari come formaggi freschi, burro, yogurt, mozzarella e stracchino. Non solo il latte, ma anche i prodotti derivati della filiera casearia potranno quindi essere sottoposti alle procedure di qualità e riportare in etichetta il logo regionale QV che ne garantisce il rispetto. Il nuovo disciplinare di produzione del latte crudo vaccino e derivati del sistema qualità verificata include i requisiti per la produzione del latte crudo vaccino e dei relativi prodotti derivati e va a sostituire il disciplinare vigente concernente la sola produzione di latte crudo e latte alimentare vaccino. I processi produttivi e i prodotti ottenuti, fanno sapere gli uffici regionali, in conformità a questo disciplinare si caratterizzeranno per livelli superiori di qualità in termini di benessere e salute degli animali, protezione dell'ambiente e sicurezza alimentare, che vuol dire maggiore controllo delle micosissime negli alimenti zootecnici e nel latte. Il disciplinare prevede inoltre l'indicazione in etichetta o nella confezione di ciascun prodotto certificato della regione o della provincia di mungitura del latte, in linea con le recenti disposizioni nazionali sull'indicazione dell'origine della materia prima per il latte e per i prodotti lattiero-caseari. Sono quasi 130.000 gli alunni stranieri nelle scuole del Nord-Est, con un'incidenza del 12,5% sul totale degli studenti, e quanto emerge da una. Ricerca della veneziana Fondazione Leone Moressa, che rileva come negli ultimi dieci anni il loro numero sia aumentato del 52,6%, passando da 85.000 a 130.000 presenze. Di questi, il 64,4% è nato in Italia, componente che arriva all'88% nelle scuole dell'infanzia. Il Veneto è la terza regione italiana per presenza di alunni stranieri dopo Lombardia ed Emilia-Romagna. Per stappare l'A4 dall'incubo delle code estive chilometriche serve il casello di Alvisopoli. Secondo lo studio della fondazione Think Tank Nord-Est, l'apertura del nuovo casello dimezzerebbe le code in A4 smistando le uscite verso le spiagge. Riviera Romagnola e litorale veneziano hanno gli stessi flussi di turisti, in Emilia ci sono otto caselli, qui invece solo 5. Antonio Ferrarelli dice l'opera è prevista dai lavori per la terza corsia in A4, la si Faccia subito e non alla fine il eh, casello, è un'occasione imperdibile per il territorio, porterà competitività e nuovi posti di lavoro, dice ancora il presidente della fondazione Think Tank Nord Est Antonio Ferrarelli. Che davanti all'ultimo studio sulla difficoltà di gestione dei flussi turistici verso le spiagge del litorale veneziano non ha dubbi la soluzione alle code chilometriche, agli intasamenti estivi sulla 4 c'è ed è il casello, come detto, di Alvisopoli. Serve una maggiore infrastrutturazione per discutere sulla questione. Il prossimo 10 maggio abbiamo organizzato al Teatro Russola a Porto Gruaro un convegno con la Regione, ma anche, non solo quella veneta ed anche quella friulana. E a proposito di Porto Gruaro, avverrà lunedì prossimo in sala Russolo alle 11:30 la presentazione ufficiale della fiera Terre dei Dogi in festa, in programma dal 12 al 14 maggio. Prossimi negli stessi giorni ci sarà anche la seconda fiera del biologico. Caorle invece sceglie la linea dura per quanto riguarda la sicurezza urbana. Sono state approvate in Consiglio Comunale due delibere, che permetteranno all'amministrazione comunale di attuare importanti misure per la lotta all'abusivismo e per la tutela dei luoghi pubblici, spiaggia compresa. Con la prima delibera è stata approvata la modifica al regolamento comunale sull'uso del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari. I venditori itineranti regolari avranno d'ora in avanti l'obbligo di esporre un tesserino di riconoscimento che verrà rilasciato dall'amministrazione. Con la seconda delibera che ha eh, approvato scusate, la modifica al regolamento di polizia urbana, il Comune attua in tempi record il recentissimo decreto legge appena convertito sulla sicurezza urbana. Oltre alla possibilità di sanzionare i comportamenti che limitano l'accesso e la fruizione degli spazi pubblici più importanti del territorio, la delibera introduce una grande novità, la possibilità di applicare nel caso si verifichino i sopra citati comportamenti l'ordine di allontanamento da Tali aree sensibili. A proposito di Caule, invece, Rocco Marchesan è stato nominato presidente del Consiglio Comunale per sostituire Arianna Buoso, nominata invece assessore alla pesca proprio al suo posto. Notizia tra l'altro confermata qualche giorno fa, ma per l'ufficialità ovviamente avvenuta nel corso dell'ultimo consesso. 50 anni per l'Associazione Albergatori di Bibione, il collega Rosario Padovano ci racconta come sarà la cerimonia. Rappresenta il 100% degli hotel di Bibione che sono 97 ed è tra le associazioni storiche del Veneto più longeve e fu fondata da un gruppo di imprenditori amici, tra i quali il padre dell'attuale vicepresidente nazionale di Federalberghi, Marco Micchielli. Oggi rappresenta oltre 100 strutture alberghiere per un totale di 11.000 posti letto. L'associazione bibionese albergatori ABA. Aderente a Federalberghi Veneto festeggia il 4 maggio in sede alle 17.30 i suoi primi 50 anni con un evento al quale parteciperanno oltre ai soci fondatori anche il presidente della regione Veneto Luca Zaia, l'assessore regionale al turismo Federico Caner. I soci fondatori percorreranno la storia dell'associazione attraverso la loro testimonianza mentre i presidenti Silvio Scolaro dell'Abe e Marco Michelli di Federalberghi Veneto, vicepresidente nazionale traceranno il bilancio turistico di questa lunga serie di ponti primaverili e le prospettive per la stagione estiva. L'Associazione Albergatori di Bibione è stata costituita nel settembre 67 da alcuni imprenditori che per primi ebbero fiducia nella località e nella capacità di fare squadra. Molti di loro vi erano giunti a ridosso degli anni 50 quando Bibione stava iniziando a diventare un luogo di vacanza. Nel 67 Antonio Ostani, Giuseppe Pippa, Costante Prataviera, Armando Michelli, Luvio Pillon, Mario Tognetti, Alfredo Ghizzoni. Evelino Panzarin, Giancarlo Dotto, Giuseppe Capellari fondarono l'associazione. Vollero credere nelle potenzialità di Bibione e il documento che firmarono segnò un pezzo di storia della località. Infine, ci sarà domani sera il ricevimento al Laguna Palace Hotel. O salta di Porto Gruaro nuovi interventi di messa in sicurezza della quercia secolare di Villanova, la situazione è molto delicata e da un momento all'altro il grande albero potrebbe collassare, i risultati delle perizie di valutazione sullo stato della pianta e sulla sua stabilità Provocano infatti apprensione per l'immediato futuro. La pianta versa in condizioni di stabilità meccanica precarie, che potrebbero portare anche al decesso. I nuovi interventi annunciati dal Comune per la salvaguardia dell'esemplare dovrebbero permettere alla pianta di mantenere un, elega... un adeguato scusate, grado di vitalità e al contempo migliorare il margine di sicurezza. A Non Veneto una pedana per disabili installata all'ingresso della chiesa di San Vitale, quanto hanno donato alla comunità gli organizzatori della Fiera degli Uccelli, appuntamento che si svolge ogni anno nel mese di agosto proprio nella piazzetta dell'antico luogo di culto locale. Con un apposito contributo infatti una ditta ha realizzato una rampa in acciaio e ferro lunga 7 metri, larga oltre un metro, a disposizione dei disabili in carrozzina che vogliono raggiungere la chiesa ma anche per le mamme con i passeggini. È omologata anche per i casi di soccorso, fanno sapere gli organizzatori ed è un intervento che si aspettava da tempo. Il costo della pedana si aggira attorno ai 3.000 euro. L'inaugurazione è avvenuta nel corso della festa del patrono di Annone Veneto alla presenza del vescovo della diocesi di Concordia, Pordenone, Monsignor Giuseppe Pellegrini. E gli studenti intanto delle classi terze della scuola media di Pramaggiore sono stati premiati a Milano nel progetto Macro Scuola la scuola che vorrei, un concorso organizzato da ANCE Giovani e che ha visto la partecipazione di 78 progetti provenienti dal Nord Italia. I ragazzi i pramaggiorensi sono arrivati tra i primi 15. Ed ora un'iniziativa da parte del Lions Club di Portogruaro che ha donato ad un istituto scolastico un diffibrillatore per la palestra. Salvatore Serio che ospita ovviamente eh, oltre che le lezioni di educazione fisica anche gli allenamenti di eh, numerose società locali. Allora per noi c'era il collega Maurizio Conti. Con il preside dell'istituto D'Alessi oggi per un'iniziativa importante in favore della sicurezza nello sport. Lo sport è importante nella formazione dei giovani, da oggi al d'Alessi è uno sport più sicuro. Certamente è un'importantissima occasione che abbiamo per rendere più sicure tutte le nostre attività. In orario scolastico e in orario extrascolastico, attività che svolgiamo noi perché fanno parte del nostro curriculum, ma anche attività che svolgono altre società sportive. Ci tenevamo molto perché per noi è un obbligo di legge. Ecco, Presidente, diciamo che è perché oggi parliamo della donazione di un defibrillatore. Di un defibrillatore, esatto, un defibrillatore che ci permetterà appunto di eh, lavorare in sicurezza. Eh, come dicevo, sia noi che le società sportive. È un fatto anche educativo per i nostri studenti, perché loro in questo modo comprendono che tutte le attività devono essere svolte in sicurezza e questo è uno dei nostri scopi. Grazie. Con eh, il presidente del Lions Club, che è l'associazione che ha donato il defibrillatore alla scuola. Noi come club, come eh, tutti dovrebbero sapere, abbiamo proprio come mission quella di aiutare le persone o le istituzioni dove ce n'è la possibilità, di fatto abbiamo donato oggi a questa scuola un defibrillatore, uno lo consegneremo al Pio X per i ragazzini del Pio X poi altre attività abbiamo i buoni spesa abbiamo un convegno importantissimo il 12 maggio con Genagricola, gruppo generale per far conoscere anche le capacità, le possibilità e le richieste della nostra zona E láios son sempre presentes. Entra nel vivo invece il progetto Turismo Sociale ed Inclusivo nelle Spiagge Venete, finanziato con 650 mila euro, per progettare ed attivare spazi e servizi volti ad accogliere e favorire l'offerta di viaggio e di soggiorno delle persone con disabilità fisiche, motorie e sensoriali in tutto il litorale veneto. Stamane, nell'ex fornace di Eraclea Mare, l'azienda US numero 4, nominata dalla Regione come capofila del progetto per la propria vocazione. Turistica ha siglato la convenzione che assegna 100.000 euro ai gestori e ai sindaci di San Michele Attagliamento, Caorle, Eraclea, Iesolo per attivare già da quest'estate un tratto di spiaggia inclusivo ed accessibile in ciascuna località. Il documento sottoscritto impegna le amministrazioni a realizzare uno o più interventi per facilitare l'accesso alla spiaggia: tra i seguenti, trasporto attrezzato, percorsi pedonali protetti, segnalettica per non vedenti, altri interventi connessi alle azioni previste dal progetto. Ed ora un'informazione di servizio, il nostro gruppo televisivo ricerca per le province di Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste, Venezia, Rovigo, Treviso, Padova, Belluno e Vicenza, personale ambossesso da inserire nel settore commerciale. Sono ancora disponibili 8 posti, 4 a Pordenone, 2 a Udine e 2 nel Veneto. Per tutte le persone interessate è possibile telefonare in orario d'ufficio al numero che vedete in sovraimpressione 0434. È 5, 5, 2, 4, 4, 4. Due ore per la vita da oggi, mini corsi nelle scuole del porto gruarese in caso di arresto cardiaco improvviso, intervenire immediatamente ed avviare le prime manovre rianimatorie è fondamentale per evitare al soggetto colpito conseguenze fisiche permanenti se non una morte. La rete territoriale è costituita da tante persone in grado di avviare le prime manovre e salvavita può davvero... Essere determinante a dirlo il direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza dell'Ulss numero 4 Fabio Toffoletto, coautore e insegnante d'eccezione nell'ambito del progetto Due Ore per la Vita articolato dagli istituti scolastici del Porto Gruarese, oggi il via in una struttura di Porto Gruaro. Al via invece le articolate capillari campagne di comunicazione ambientali del 2017 periodo estivo progettate da ASVO, l'azienda che ha in gestione il servizio di igiene urbana a Bibione, in stretta collaborazione anche con l'amministrazione comunale, le agenzie turistiche, gli amministratori di condominio e l'associazione locatori privati. E lo IAT oltre alle società che gestiscono l'arenile per incentivare la corretta separazione e conferimento dei rifiuti. Asva è coinvolto in questa importante operazione di informazione e sensibilizzazione tutte le più importanti strutture turistiche e ricettive della località balneare per inseguire un ambizioso progetto: far raggiungere a Bibione con il comune di San Michele al Tagliamento la percentuale di raccolta differenziata del 65% prevista dalla normativa di legge vigente, la campagna di comunicazione è indirizzata a tutti i fruitori della spiaggia di Bibione dai turisti ai proprietari di seconde case, dai residenti stabili ai turisti domenicali. Ecco perché l'azienda ha progettato e realizzato diversi strumenti di comunicazione mirati ai vari target di riferimento. E con questo si chiude il telegiornale di Teleportenone anche dal Veneto. Grazie a voi tutti per averci seguito. Vi lascio come sempre alle nostre previsioni del tempo. Buon proseguimento di serata. Arrivederci. Giovedì sulla pianura, alternanza di nuvole e schiarite. Sui monti, spesso nuvoloso. Precipitazioni. Probabilità medio alta 50-75% per piovaschi, rovesci o temporali e in montagna per nevicate sopra i 1700-1900 metri di quota. Si verificheranno in vari momenti della giornata fino a risultare estese. Temperature. Generalmente in aumento di notte e in calo di giorno rispetto a mercoledì. Sui monti stazionari e fino al primo mattino. Venti. Deboli o moderati, in alta montagna da sud, altrove con direzione variabile, mare poco mosso.